Se volete respirare un'aria veramente natalizia e unica, vi consigliamo di andare a Copenaghen. La città danese, famosa per aver dato i Natali allo scrittore Andersen, è effettivamente quella che più rappresenta lo spirito natalizio. Anzi, se arrivate a Copenaghen durante il periodo di Natale, sembra proprio di entrare in una città di marzapane. Se noi abbiamo il calendario dell'Avvento, in Danimarca c'è la ghirlanda dell'Avvento. È una ghirlanda formata da ramoscelli di abete con bacche rosse, pigne e poi ci sono quattro candele bianche che vengono accese una per ogni domenica dell'Avvento e poi con dei bellissimi nastri rossi si attacca pendente dal soffitto. Non finisce qui perché le entrate dei negozi, dei centri commerciali, insomma di tutta quanta la città sono sempre addobbati con orsi polari, renne, Babbo Natale, insomma ce n'è per tutti i gusti e se i bambini si possono divertire con tutti gli ornamenti e le decorazioni in giro per la città, cari genitori, voi vi potete scaldare camminando appunto per le strade di Copenaghen e sorseggiando un bel glögg. Che cos'è il glögg? È un vin brûlé, diciamo, con uvetta, cardamomo, mandorle e una lieve correzione di brandy. E se tutta la città sembra un po' un paese di marzapane, le pasticcerie non sono da meno perché loro fanno dolci e biscotti natalizi. Biscotti alla cannella, biscotti allo zenzero, alla vaniglia, i cuoricini di pan di zenzero imperdibili. E se tutto il nord Europa è famoso anche per i suoi mercatini natalizi, sappiate che a Copenaghen ce ne sono ben 7. A partire da quello che profuma di pino, di Kongens Nytor. Se invece preferite respirare le atmosfere e l'aria delle fiabe di Andersen, allora vi consigliamo di andare a quello di Kultorvet. Ai giardini di Tivoli invece c'è quello super mega illuminato, il più grande parco divertimenti. Anche il porto di Copenaghen è tutto illuminato dalle luminarie e l'impressione che si ha è proprio quello di un quadretto da cartolina e per di più le case sembrano fatte di cioccolato. Se pensate che il freddo possa fermare le persone e non far vivere quindi la città, vi state sbagliando perché non solo ci sono 7 mercatini natalizi a Copenaghen, ma ci sono anche tantissimi spettacoli di burattini, quindi per i più piccini, oppure cori che cantano in giro per la città. E a proposito di cori, le funzioni che avvengono all'interno della cattedrale Von Frue sono tutte accompagnate da meravigliosi cori e quindi merita veramente la pena di essere visitata la cattedrale. Tra l'altro le visite sono possibili fino a tarda sera. In più, la messa della vigilia di Natale è la più seguita d'Europa, quindi anche se non siete credenti, forse un salto merita farcelo. E se le pasticcerie creano torte e biscotti a tema natalizio, i ristoranti non sono da meno e propongono un menù proprio per il Natale. Se avete un portafoglio un po' ampio e quindi vi potete permettere di spendere qualche soldo in più e volete regalarvi una serata romantica e molto suggestiva e particolare, vi consigliamo di andare al ristorante stellato dell'Hotel Angleterre, dove i piatti sono tutti quanti tipici a base di anguilla e petto d'oca. Infine, il primo francobollo natalizio è nato proprio a Copenaghen nel 1904 e da allora ogni anno ne viene stampato uno fatto apposta per le festività natalizie e in commercio solo in questo periodo.